a tutti e scusate se non ho fatto ancora un intro a questo video, ma ho realizzato che non l'ho mai fatta, quindi la faccio adesso. Ciao! Allora, sono in palestra e sto cercando, se non lo sapevate, di imparare a fare l'esercizio toes to bar. Consiste nel quello che faccio adesso per la prima volta nella mia vita, infatti vedete come sono già contenta mentre sono ancora appesa, nel portare i piedi alla barra a cui ti appendi. Ho impiegato un po' a capire la dinamica di questo esercizio perché tendevo a tirarmi su con le braccia, tipo a cercare di fare una trazione, mentre in realtà è proprio la schiena che deve andare indietro e la testa indietro. E infatti sono riuscita a farlo dandomi un po' di slancio e questo è ancora un po' all'inizio, mentre adesso sto già imparando a darmi meno slancio e cercare di tirarmi su più con l'addome. E poi faccio un po' la scimmia, insomma. Continuo il mio allenamento upper body facendo dei commandos più step up sullo step e io adoro questo tipo di esercizio a corpo libero perché davvero uccide le spalle, soprattutto la spalluccia, come la chiamo io. Poi ho trovato in palestra questi sliders o gliders, non so come si chiamano, e ragazzi mi sono divertita da morire con questi cosi. Praticamente scivolano sul pavimento e ci si può fare di tutto, lower, core e io ci sto facendo upper, facendo i piegamenti laterali dalla plank position. Mi raccomando, qui tenete duro il core, come vedete io non inarco la schiena, e poi questo assassino che è lo sliding in avanti e qui io devo assolutamente appoggiare le ginocchia perché è difficilissimo. Poi ovviamente passo il resto del mio allenamento a fare verticali. Prima a muro, fin quando non mi stufo e mi sento pronta a farle senza, che è un po' difficile perché comunque ho sempre paura di cadere indietro, perché ho notato che la mia tendenza quando vi sento che cado è quella di mettere il braccio avanti invece di toglierlo, perché così cadrei a lato e ho paura effettivamente di farmi del male. Ho finito poi questo workout facendo degli esercizi per l'addome e quindi plank, side plank, rotating side plank, tutte le variazioni che io in realtà non sopporto tanto, in realtà non amo allenare l'addome, però bisogna farlo, soprattutto per essere funzionali anche nell'esecuzione di altri esercizi. Non bisogna tralasciare nulla, sebbene si volesse tanto. Workout completato. Andiamo a mangiare. Mi hai preso le caramelle? Quali caramelle? Fondo di meringa. Tranquilla, c'è tutto. Però ti finisci prima le altre. Le altre? Quanti chili ne hai Pochi perché non ne aveva di più. Qualcosa. Lava lì! Lava lì! Cosa sono? I modolini, ma sono cattivi. Sono quelli di ieri? No. Perché non mi piacevano quelli di Allora sì, ieri. Guarda guarda. che li ho fatti scegliere. Li ho tirati fuori Cattivissimi. tutti. Che mangiate? Mozzarella! Quindi sono io la mozzarella. E la Madonna. Filotti. Guarda queste ciliegie! Silvia, fai una cortesia. Dipende. Prendi quella bottiglia di prosecco che è su e la metti nel congelatore, così possibilmente chiudendo la porta del frigo nei prossimi 5 secondi. E Vabbè, ma sta ponderando. stai ponderando, ma il frigo non pondera. Devo sapere, tu cosa farei? Un po' anche qua, un po' anche qui. E la cassa a me. Luna, sono scandalo. Una principessa. Grazie.
Ma te pare? I miei peli. Usa no, Luna! E poi c'è Word che non collabora. Sto lavorando in realtà, Ad esempio, praticamente ho appena scoperto che sui profili business, io profilo business, esiste il pulsante promote. E se ci clicchi, praticamente pagando, puoi decidere tipo il tuo obiettivo, quindi quello di aumentare le visite al profilo, ti seleziona automaticamente un target audience, quanto spendere, 5 euro al giorno, cioè davvero, e poi ti fa un piccolo riassunto della situazione. E questo io ci sto scrivendo la tesi sopra, quindi è interessante però. $30 per promuovere per 6 giorni un post. Boh raga, per me è proprio fuori dal mondo sta roba. Cioè io non lo farei davvero mai. Chi se ne frega. Cioè è vero che gente ci lavora. Cioè è vero che io ci lavoro con i social. Ma vi giuro io non l'ho mai fatto. Perché secondo me non ha senso. Cioè è molto più bello crescere organicamente. Anche perché il pubblico che ti ritrovi è poi gente che ti ama. Cioè io sono sicura che i 130.000 che mi seguono sono persone che mi vogliono bene, mi stimano. E infatti ho un engagement altissimo con voi. Cioè siete tipo in 30.000 a guardare le mie storie, che credetemi è tanto. C'è gente che magari ha più followers di me, che li riguardano in 5.000, probabilmente proprio perché hanno fatto questa roba qui. Quindi il numero in realtà se fa un cazzo. Ore 18:30, ragazzi, ho dimenticato a Piacenza il caricatore dell'Apple Watch e senza mi sento un po' persa perché sono abituata a fare così, però boh, cioè, mi sono accorta di quanto davvero sia inutile. comunque, basta, vado a fare un giro in centro. Io sono fatta così, cioè ogni tot ore di studio ho bisogno di una pausa, che sia la mattina andare in palestra, che sia il pomeriggio andare a fare un giro verso le 6:30, 7 di un'oretta, perché ho capito che se sono stanca o comunque dopo tot ore seduta su una sedia a studiare, a scrivere, il mio cervello ha proprio bisogno di staccare la spina. Non ha senso che mi impunti a dover studiare perché devi scrivere eccetera, perché tanto non sarei efficiente. E invece ho notato che staccando la spina riesco ad avere 3 momenti studio durante la giornata, che sono la mattina presto, tutto il pomeriggio e poi la sera dopo cena. Sono molto più produttiva ed efficiente. Quindi nulla, adesso mi aspetta un pochino di shopping. Cioè, in realtà non faccio shopping, in realtà faccio liste. Nel senso che segno quello che mi piace dai negozi, perché tra poco arriveranno i saldi e quindi io devo essere già lì il primo giorno, magari già online, appena escono, pronta a fare l'acquisto. Compulsivo. Ponderato un pochino. Ha. Tu? Oh. Voglia di vivere? Ragazzi. La stanchezza. Questa sera mangio un prosciutto e formaggio. Posso andare in bagno? Kit, non mi sono mai sentito tanto umiliato. L'anno mondiale. Gengivale. Perché gengive sane significa denti forti. Per questo. Focus a giugno. Massaggio lì in salone. Faccio andare un po' tutto ovunque, perché sennò come si mangia? No, in questo mi rifiuto. Vuol che Texas Ranger proprio lo odio. Ho detto cambia. Mi raccomando. Quando siamo arrivati, potreste evitarmi anche del qua fare bene c'è un e niente ragazzi, allora io concluderei qui questo video. Sto facendo la valigia perché domani o comunque questo weekend vado al mare. Prima passo per Milano e forse vloggo i 2 giorni con la Vale che mi ospita. E comunque io concluderei qui questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.